Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parliamo di altri accessori per la nostra macchina. In questo caso parliamo della mia macchina, un Audi A4, una B8, una 8K del 2010. Gli accessori che questa volta abbiamo acquistato sono questi qua, da questo sito qua, Auto Elegance. Basta andare su Google e scrivere Auto Elegance. Vi dà la ricerca. Una volta trovato il sito, entrate all'interno del sito e andate a vedere tutti gli accessori per le nostre macchine. Ad ogni modo, stesso nella descrizione del video, vi metterò il link diretto del sito e anche il link diretto dell'accessorio in questione. Di cosa parliamo? Parliamo di griglia anteriore dell'RS4. Adesso vi faccio vedere. Basta scrivere qua in descrizione griglia RS4, così da fare prima la ricerca di quello che vogliamo trovare. Eccola qua. E questa è la griglia che abbiamo appena acquistato. Perfetto, oltre alla griglia, questa qua centrale, abbiamo comprato anche le griglie per i fendinebbia. Quindi anche la stessa cosa, basta scrivere qui griglie fendinebbia e ci escono le griglie fendinebbia. Così ho anche altri accessori per la nostra macchina. In più possiamo trovare, per esempio, le calotte degli specchietti, che adesso vi faccio vedere. Possiamo trovare, ecco qua, le griglie, le minicone laterali e un po' tutti questi accessori che vogliamo. Queste qua sono le griglie anteriori, che ci sono per la 3, la 4, la 3 il vecchio tipo, il nuovo modello, la 1, per tutti i tipi di macchine che vogliamo. Poi in più abbiamo minigonne laterali Alfa Romeo, Audi, un po' di tutti i marchi. Seguite sempre i miei video, che in descrizione vi metterò anche un codice sconto, così per chi fosse interessato ad acquistare su questo sito Auto Elegance, vi metterò questo codice sconto, così da avere un ulteriore sconto al prezzo che comunque andate ad acquistare. Detto questo, sembra esservi detto tutto. Scendiamo giù e apriamo i pacchi. Nello specifico andremo a modificare la griglia anteriore e le griglie laterali. Andremo a sostituire queste originali e andremo a mettere quello là di tipo RS4, che adesso vi farò vedere. Ecco qua. Andiamo a vedere cosa ci sono negli scatoli. In sostituzione quella là che adesso abbiamo detto è la griglia di tipo RS4 con la scritta 4 sotto, con la cornice in alluminio, il logo come originale tutto quanto in diciamo color acciaio, e la griglia è a nido d'ape color nero lucido. Questa qua è in sostituzione con questa qua. Poi invece, in questo scatolo più piccolo, troviamo la coppia
i grigi, per i ventiglia. Ecco qua, questo qua lo destro e viceversa. In questa confezione ci troviamo il lato sinistro. Abbiamo la coppia di fendinebbia e la griglia centrale. In più, all'interno della confezione ci troviamo anche la scritta RS4. Il logo RS4 che va all'interno della griglia. Ecco qua. Poi per chi vorrebbe, ci sono anche, c'è anche la scritta RS4 adesiva che si applica sul posteriore invece della scritta A4. Possiamo andare ad incollare con del biadesivo la scritta RS4 sul posteriore. E per chi non ha i sensori anteriori, come potete vedere qua, i sensori per il parcheggio, ci sono anche i tappi, escono anche dei tappi, così da andare a chiudere quei buchi. Non ci resta altro che portare la macchina in carrozzeria e andare a montare il tutto. Ok, adesso vi farò vedere sia il lavoro in carrozzeria e sia il lavoro a macchina finita. Eccoci qua, e questo è il lavoro finale appena ritirata dalla carrozzeria. Come potete vedere, abbiamo cambiato la griglia centrale, abbiamo sostituito quella dell'RS4 e in più anche le griglie laterali, sinistra e destra. Per quanto riguarda questi accessori o comunque ricambi, vi metterò un link all'interno della descrizione dove potete tranquillamente cliccarci sopra e andare direttamente sullo store dove ho acquistato questi accessori. In più, oltre a questo tipo di lavoro qua, abbiamo riverniciato sotto questa canna di sotto, il primo colore alluminio, abbiamo fatto nero così da non sembrare questo distacco di colore sotto qua, e abbiamo verniciato questo baffo, questo profilo sotto qua, colore alluminio, così da andare un po' a prendere sia la cornice della scritta 4 e sia anche gli specchietti, le calotte degli specchietti. E questo è il lavoro finito. Stesso nella descrizione del video vi metterò direttamente il nominativo di chi mi ha fatto questi lavori qua, per quanto riguarda sia lo smontaggio del paraurti, la riverniciatura del paraurti e quindi anche l'installazione delle griglie. Ragazzi, che ve ne pare? Scrivetelo nei commenti e fatemi sapere come vi pare il lavoro e anche la macchina. Ragazzi, per oggi è tutto. Come sempre, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete i miei video. Ok ragazzi? Ciao ragazzi, al prossimo video.